Anche Papa Francesco invia un messaggio al MED: nessuno sia lasciato solo a gestire l'enorme problema dei flussi migratori. Da Cipro intanto il monito del Pontefice per profughi e rifugiati. Gli inviati Ignazio Ingrao e Marco Sanga. È la sofferenza dei fratelli e sorelle che noi non possiamo tacere. Parla a braccio Papa Francesco dopo aver ascoltato le testimonianze di Mariamì, Tamara, Roz, commosso dai loro volti e dalle loro storie che parlano di rifiuto, paura e odio. Quello che viene a chiedere libertà, pane, aiuto, che sta fuggendo dell'odio, dice, trova davanti a un odio che si chiama filo spinato. Fili spinati che dividono i paesi, come a Cipro, oppure che impediscono ai migranti di varcare i nostri confini. La migrazione forzata non è un'abitudine quasi turistica, per favore. Danno tutto quello che avevano per salire su un barcone senza sapere se arriveranno, dice il Papa. Sono dovuto tornare indietro perché li hanno respinto. E sono finite nei lager. I lager del XX secolo ci sono anche per i migranti, denuncia Bergoglio. Questa è la storia di questa civiltà sviluppata che chiamiamo Occidente. Papa Francesco ha voluto salutare uno a uno i migranti presenti nella chiesa, uno dei momenti più intensi e commoventi di tutto il viaggio.